benvenuti in questa nuova puntata di Diritto al Punto. Oggi facciamo un lavoro un po' diverso dal solito, ovvero cerchiamo di tornare indietro nel tempo, più precisamente tra il XVI e il XVII secolo, analizzando il fondamento del concetto di potere, Stato, rapporto tra l'uomo e lo Stato e ancora del rapporto tra lo Stato e le religioni attraverso anche l'apporto e soprattutto l'apporto della filosofia. Per fare questo abbiamo con noi un ospite speciale, vi presento Edoardo Ciarpaglini, anzi il dottor Edoardo Ciarpaglini, quindi ve lo presento un attimo da un punto di vista scolastico. Ha conseguito la laurea magistrale presso l'Università degli Studi di Firenze, oltre poi aver fatto un master in storytelling presso la Scuola Holden di Torino. Quest'ultima esperienza è stata, diciamo, fondamentale nella sua formazione. Perché? Perché condivide con noi un, diciamo, un principio generale, che è quello come noi cerchiamo di arrivare diritti al punto. Così lui si è servito, diciamo, di questa esperienza per cercare di spiegare in modo appassionante, semplice e apprezzabile la filosofia. Come? Attraverso quello che è l'utilizzo del fumetto. Correggimi se sbaglio. Esatto. Questa tecnica è stata utilizzata sì, appunto, in alcune realtà create dallo stesso Edoardo con alcuni suoi collaboratori, in particolare sulla Chiave di Sofia, dove vi invito ad andare a leggere i suoi articoli, e sicuramente Wine Pills. Però di quest'ultimo argomento non vi dico niente e vi invito tutti ad andare a spippolare, diciamo, come si dice in gergo, sul web per saperne un po' di più. Come tutte le nostre puntate con ospiti, ragazzi, è un episodio che è disponibile in versione video, quindi vi invito a seguirci su YouTube e oltre a tutti i canali su cui noi solitamente siamo presenti. Quindi Spotify, Apple Podcast, Spreaker, eccetera. Benissimo. E iscrivetevi. Per aiutarmi in questa lunga intervista mi servo come sempre dei miei colleghi e amici, quindi saluto Benedetta, Cristina, ciao a tutti. E spalla destra Gian Domenico, e quindi direi come sempre di andare diritto al punto. Quindi, prima di tutto, appunto, affronteremo due grandi autori e filosofi del passato, e quindi sarà necessario fare un cappello introduttivo, quindi un'analisi breve di quella che è la storia della filosofia in relazione a questi due grandi filosofi. E chi sono questi filosofi? Diciamo. In particolare, quindi andiamo a nominarli, e sono appunto Hobbes e Locke. Mi vuoi quindi, Edo, fare un quadro introduttivo di quello che è l'analisi di questi due filosofi? Ok, allora innanzitutto volevo ringraziare i ragazzi del Diritto al Punto per l'invito in questa puntata. Grazie a te. E insomma, partiamo subito. Allora, le dinamiche storico-politiche del XVII secolo fanno uscire l'Europa finalmente dalle guerre di religione che durante questi anni la stringono dentro una morsa opprimente. Durante questo periodo lo Stato si trova ad essere il protagonista principale della politica moderna, che a partire dalla politica internazionale, che dalle pace di Vestfalia del 1648 e successivamente del Trattato di Utrecht del 1774, è in Europa la politica estera che accompagna tutti gli Stati presenti. Dal punto di vista della politica interna, lo Stato moderno realizza una, possiamo chiamarla così, una relativa modernizzazione e razionalizzazione del potere, per quanto riguarda la centralizzazione del comando, la garanzia dell'ordine pubblico e la statalizzazione della guerra. Questa razionalità si arresta però davanti a differenze sociali e politiche che ancora permangono all'interno della società e che la società non vuole e non può per certi versi superare, né da un punto di vista pratico e nemmeno da un punto di vista teorico. Questo perché la naturale inuguaglianza degli uomini e in generale l'assetto gerarchico e corporato delle società è pensata ancora secondo questi modelli organici. Il potere politico durante questo periodo è sì razionale nel suo esercizio e nei suoi fini, ma non si legittima a partire dall'individuo, bensì da un ordine naturale che è anche divino,
è presente l'alleanza tra trono e altare, fra monarchia e confessioni religiose. Poi, sempre in questo periodo, iniziano all'interno dei circoli culturali e negli ambienti filosofici a girare delle domande intorno, a sorgere delle domande intorno alla nascita della società, quindi perché abbiamo deciso di vivere in comunità e soprattutto perché ci consegniamo a una serie di norme e rinunciamo a governarci solamente attraverso la nostra volontà. E quindi diciamo così, questo è il primo passo diciamo, per entrare poi dopo più a fondo all'interno della proprio per entrare e andare su Locke, no? A noi ci interessava il concetto di stato di natura e in particolare proprio quelle che sono, se ci parli di quelle che sono le leggi naturali innate secondo questo autore e qual è l'esigenza, secondo sempre Locke, che ha portato alla nascita dello stato come lo conosciamo oggi fondamentalmente. Ok, benissimo. Allora, Locke descrive lo stato di natura come una condizione naturale in cui l'uomo si trova a vivere, di perfetta libertà ed uguaglianza, governato ovviamente da quelle che sono le leggi di natura, che poi dopo spiegheremo nel dettaglio, che ovviamente obbliga tutti, cioè quindi tutti sono soggetti a queste leggi di natura. Il contenuto della legge razionale è che tutti gli uomini non devono nuocersi a vicenda, né essere subordinati o sovraordinati gerarchicamente nei confronti degli altri, e diciamo così devono cercare di vivere nel rispetto e nella pace e nella tranquillità di tutti. Diciamo così, il problema più grosso che sorge all'interno dello stato di natura è che non essendoci delle regole e nemmeno un sovrano o comunque un potere esecutivo, è difficile da parte degli individui stabilire la norma, quindi che cos'è la legge, perché si possono trovare in delle condizioni in cui un individuo può essere, per così dire, offeso o subire un danno e quindi non avendo un, diciamo così, un potere esecutivo garante della sicurezza dei diritti naturali degli uomini, la parte offesa si trova nella condizione non solo di subire il danno ma quindi anche di far sì che questa offesa debba essere riparata in qualche maniera, e questo può portare, diciamo così, alla nascita di delle discrepanze, del disordine. Infatti le tre caratteristiche principali che Locke identifica nello stato di natura e che lo rendono scomodo per la sopravvivenza degli uomini è che non vi è una legge certa, perché tutti gli uomini interpretano la legge secondo in maniera soggettiva e in maniera molto passionale, non vi è un giudice riconosciuto, come dicevamo prima, al quale, ed imparziale al quale affidarsi, e infine non vi è nemmeno un potere esecutivo in grado di stabilire una norma e di far rispettare le leggi o comunque sia il quieto vivere. E quindi diciamo così che Locke esce da per Locke, diciamo così, l'uomo esce dallo stato di natura per una sorta di esigenza, perché diciamo così all'interno dello stato di natura non ci sarebbero in realtà tutte le condizioni affinché gli uomini possano vivere in completa libertà e tranquillità, e che solo le passioni umane, come dicevamo prima, e l'imparzialità del diciamo così dei giudici, perché ognuno è giudice di se stesso, possono portare a dei disordini. Quindi, a differenza di quello che poi dopo vedremo più avanti, dello stato di natura di Hobbes, che è uno stato prevalentemente di guerra, lo stato di natura di Locke si caratterizza per una sorta di pace e di quieto vivere. Questo non vuol dire che la guerra non si possa generare all'interno dello stato di natura di Locke, è sempre possibile, però diciamo tendenzialmente la nascita della società serve a Locke per far sì che le leggi di natura vengano migliorate e non si arrivi a delle condizioni di guerra che potrebbero mettere a rischio la vita di ogni individuo, perché quello, il punto fondamentale su cui Locke ribadisce più volte le sue teorie è appunto la conservazione della vita da parte dell'individuo. E quindi, sempre rimanendo su John Locke e sul suo pensiero filosofico, mi chiedevo però che cosa intende lui per potere e se fa una gerarchia, cioè qual è per lui il potere più importante. Ok, allora Locke, dopo, all'interno delle sue opere, dopo aver descritto lo stato di natura e le modalità di uscita da questa condizione che avvengono attraverso un patto per cui ogni individuo decide di limitare la propria libertà di azione e la propria autonomia per rimettere nel mano di un terzo che sarà poi dopo il sovrano,
passa all'analisi del corpo politico in quanto potere legislativo e sovrano. C'è una tripartizione, a differenza di poi dopo di quello che vedremo in Hobbes, del potere politico, e il potere, diciamo così, che Locke reputa più efficace o comunque sia più importante è appunto il potere legislativo e sovrano. Il potere legislativo risiede presso il popolo sovrano, il quale di solito ha la possibilità di delegare o, ai suoi rappresentanti eletti che, riuniti all'interno di un parlamento, possono legiferare o in maniera permanente oppure decidere di riunirsi periodicamente. Il potere legislativo non può essere ovviamente in contraddizione con tutti quelli che sono i diritti naturali degli uomini all'interno dello stato di natura, cioè con i diritti di libertà fondamentali, di proprietà, perché all'interno dello stato di natura Locke riconosce appunto la proprietà privata, tra virgolette, di ciascun uomo, e ovviamente non può essere arbitrario questo potere legislativo, ma deve essere universale, imparziale e soprattutto non assoluto. In particolare non può, come dicevamo prima, violare la proprietà e deve dare formalmente il proprio assenso ad ogni tassazione eventuale del popolo. Ovviamente la tripartizione di Locke del potere si divide in legislativo, esecutivo e federativo. Il potere legislativo è un potere supremo, ma questo non vuol dire che debba essere necessariamente assoluto, come poi invece è per Thomas Hobbes. L'esecutivo invece è quel potere che il governo ha di applicare le leggi e di punire gli eventuali trasgressori che non le rispettano. Mentre il potere federativo è quel particolare tipo di potere rivolto alla politica estera, dei rapporti diciamo così, della comunità con degli stati tra di loro. Quindi diciamo tutte le regole e le norme che gli stati utilizzano per regolamentarsi tra di loro, evitando conflitti o discordie tra di loro. Locke sottolinea anche che il potere esecutivo e quello federativo, anche se sono distinti, sono comunque sia in mano al re. È da notare che il re di cui Locke parla non è il sovrano che poi dopo ritroveremo nel Leviatano di Hobbes. Mentre questa è un'istituzione nata dal patto di unione, la subordinazione locchiana all'esecutivo, cioè il re al legislativo, equivale a dire che mentre il legislativo è il corpo politico sovrano che nasce dall'unione, dal patto di unione, l'esecutivo invece riceve un incarico fiduciario, cioè lui lo chiama trust, ossia è un frutto di un diverso e specifico patto, non di unione, ma bensì di fiducia, tra il corpo politico e il re, e qualora il re si trovi in una condizione di dover rompere questo patto, quindi entrando in conflitto con quello che è il potere legislativo, la sua forza si trova ad essere in una condizione di legittimità pura, e quindi il popolo sovrano ha il pieno diritto di reagire, quindi anche in questo caso di poterlo destituire. Cioè. Ecco, quindi quali devono essere per Locke i rapporti tra Stato e religione? Benissimo, allora l'obiettivo principale per Locke quando si tratta del rapporto tra politica e religione è quello di individuare le condizioni necessarie che permettono non solo la libertà interiore di culto privato del singolo cittadino, ma anche quella di garantire la pubblicità dei culti, in modo tale che non venga compromessa quella che lui definisce la pace civile, e neppure vengano compromessi i diritti pubblici dei cittadini e della società. Locke vuole, insomma, in parole povere, disegnare uno Stato liberale che non teme, a differenza di quello di Hobbes, l'esercizio pubblico della libertà religiosa. Quindi, a tal proposito, all'interno di una sua opera, Lettere sulla tolleranza, egli argomenta su questa tematica seguendo due strategie. Allora, la prima, da una parte, si esprime a favore della separazione fra lo Stato e la Chiesa, e dall'altra invece afferma che la libertà religiosa dei cittadini nasce dall'impossibilità di stabilire quale sia la vera religione. Locke passa quindi a distinguere tra materia civile e materia religiosa e a fissare convenientemente quelli che sono i confini tra la Chiesa e lo Stato. Questo significa non solo che da ora in poi la politica non potrà più legittimarsi e appoggiarsi alla religione intesa in senso tradizionale, ma anche che è inadeguata alla soluzione che proporrà invece Hobbes, cioè ossia la costruzione di una sorta di commonwealth religioso e civile sulla base di un'interpretazione laica della religione resa vincolante dal potere politico. In Locke, anche nell'ambito della questione religiose, la sfera privata e pubblica e pubblico-sociale si sentono capaci e anzi in diritto di distinguersi e di contrapporsi al potere dello Stato. Infatti la società politica ha come fine la conservazione della vita, la libertà e la proprietà, come abbiamo prima evidenziato, e quindi la materia religiosa
essenzialmente la salvezza dell'anima, non rientra nei fini del patto politico e degli obblighi di obbedienza che ne derivano. E dopo questa separazione fondamentale compiuta da Locke in pieno spirito liberale fra religione e politica, egli definisce quelle che sono le caratteristiche della Chiesa. Questa apre a Locke una libera società, appare a Locke una libera società di uomini che si uniscono volontariamente per adorare pubblicamente un Dio nel modo migliore che egli ritengono sia più gradito. Si noti, diciamo così, già da queste prime parole, come Locke si astenga dall'entrare nel merito di ogni verità di questa o di quell'altra religione, dato che egli è apertamente fallibilista e quindi preferisce non esprimersi su quale sia, secondo lui, la vera religione voluta da Dio. Locke si presenta quindi come uno dei primi filosofi e pensatori di orientamento deista, cioè di quel modo di pensare che vede Dio come un principio religioso certamente esistente, ma dal punto di vista delle religioni storiche perfettamente indeterminato. Proprio il fatto che nessuna religione per Locke esaurisca la conoscenza e il culto di Dio comporta quindi l'esigenza che tutte vengano ugualmente rispettate e tollerate e quindi lasciate libere di poter essere espresse. Quindi, oltre a essere estranea al patto politico, la religione per Locke esige anche la libertà di coscienza. La Chiesa, di conseguenza, ha solo poteri di insegnamento, non politici, sui propri membri e sui propri fedeli. Ha certo il potere di allontanarli qualora attraverso la scomunica, qualora non eseguano il messaggio di Dio, ma senza che questo provvedimento interno alla logica ecclesiastica abbia effetti politici sulla vita del cittadino e dell'individuo. Quindi per Locke la religione è un fatto esclusivamente libero e privato, perché la cura dell'anima spetta, secondo la sua visione, al singolo e non è soggetta a qualsiasi forma di autorità esterna. Bene, quindi abbiamo finora analizzato quello che è, diciamo, il pensiero di Locke, no? Però, come ho detto all'inizio, all'interno della presentazione, abbiamo due grandi filosofi a cavallo, appunto, tra il XVI e il XVII secolo. Uno di questi, anzi l'altro, diciamo, è Thomas Hobbes. Ecco, come funziona per lui lo stato di natura e perché lo ricordiamo con la celebrissima frase Homo homini lupus? Ok, benissimo. Thomas Hobbes elabora la propria filosofia politica tutta centrata sul conflitto mortale da evitare e sull'ordine invece da costruire. Quindi non è più il sommo bene la destinazione dell'uomo e della città alla vita migliore, ma la fuga dal sommo male, dalla morte violenta e quindi dalla la salvaguardia della vita e il fine della politica. Questa inversione è determinata dalla volontà di Hobbes di dare una risposta concreta alla questione del disordine, resa ovviamente centrale dalle guerre civili e di religione, di cui abbiamo prima parlato, che insanguinano per più di un secolo e stringono all'interno della loro morsa l'Europa e che solo la pace di Vestfalia riuscirà a sedare. All'origine dello stato hobbesiano c'è una nuova lettura della natura e in particolar modo della natura umana. A differenza di quanto abbiamo visto precedentemente per lo stato di natura di Locke, il quale è dominato da una condizione di pace, quello di Hobbes si trova invece in una sorta di conflitto permanente. Se per la maggior parte dei protagonisti della politica del tempo il conflitto avveniva tra gruppi, quindi tra stati, corporazioni, città, feudi, per Hobbes invece il conflitto avviene esclusivamente tra i singoli individui, che sono gli unici attori primari e originari della vita politica. La natura per Hobbes è infatti un'assenza totale di ordine, morale e politico, presente o finalistico, e l'uomo è una parte particolarmente disordinata di questa natura. All'interno dello stato di natura l'uomo si trova in una condizione di uguaglianza nei confronti degli altri uomini. Quindi l'uomo è non solo naturalmente uguale ai suoi simili, ma cerca anche sempre di esercitare il proprio diritto, cioè di appagare il desiderio di ricchezze, onore e comando. Insomma, in parole povere, l'uomo non ha fini suoi propri, raggiunti i quali possa finalmente trovare la quiete. Siccome è un essere strutturalmente incompleto, proietta continuamente e in maniera angosciosa la propria incompletezza nel futuro, e questo può portare a una sorta di disordini e di problemi interni. Quindi l'uomo si trova in una condizione naturalmente di conflitto, diciamo così. Dalla sua condizione naturale infatti nascono delle competizioni, dei disordini, delle nemicizie e delle guerre.
Da qui Hobbes all'interno del Decive decide di riprendere una frase di Plauto che afferma che l'uomo è lupo per l'altro uomo, quindi homo homini lupus, dal che si genera appunto una differenza reciproca tra gli individui. Gli uomini sono quindi naturalmente siccome gli uomini in questo stato di natura si trovano perennemente in preda ad una sorta di vanagloria, cioè vogliono sempre e tutti le stesse cose a qualunque mezzo, si trovano quindi disposti a fare qualsiasi cosa per ottenere, e questo, come abbiamo già anche prima anticipato, porta inevitabilmente a creare dei disordini e delle guerre interne. Quindi attraverso la competizione, la diffidenza e la vanagloria, la natura ha dunque dissociato gli uomini tra di loro, li ha sparpagliati per il mondo e essi si trovano in una condizione di non avere piacere nel vivere in compagnia. Perché si trovano in una sorta di guerra di tutti contro tutti, che discende ovviamente dal diritto di tutti su tutte le cose. Ecco, da come l'hai già messa te, in realtà penso di già sapere la risposta alla mia prossima domanda. Però, come si passa quindi da questo homo homini lupus al concetto di stato assoluto, ovvero di Leviatano? La scarsità di beni, il dinamismo dei soggetti naturali e l'assenza di cooperazione fra di loro, il troppo alto tasso di conflitto che vi si genera, rendono quindi necessaria da parte degli individui l'uscita dallo stato di natura. Questo avviene principalmente per l'utilità di ciascun individuo, ossia per una sorta di passione soggettiva, quindi la paura della morte che ognuno ha di vivere all'interno di questa condizione, e per una sorta di calcolo razionale che fa comprendere agli individui che il loro vero interesse principale, interesse individuale, è quindi la pace e la conservazione della propria vita. Allora, per uscire dallo stato di natura, Hobbes sostiene che i singoli uomini presenti all'interno di questo stato di natura devono autorizzare un attore esterno che agisce per conto loro come loro rappresentante. La rappresentanza quindi si realizza attraverso un patto di tutti contro tutti, il cui contenuto è la cessione del diritto naturale di ciascuno, ovviamente eccetto il diritto di autodifesa che permane sempre ai singoli individui, a un terzo che è esterno al patto e creato dal patto stesso, che si trova così ad essere l'unico depositario del diritto naturale di ciascun individuo, ovvero il rappresentante di tutti, sovrano di tutti. La formula di questo patto è la seguente: io autorizzo e cedo il mio diritto di governare me stesso a quest'uomo, quindi a quello che sarà il Leviatano, o a questa assemblea di uomini a seconda, a condizione che tutti gli altri individui gli cedano e autorizzino tutte le loro azioni in maniera simile. Quindi questo patto deve essere fatto da tutti, nessuno escluso. Il prodotto di questo patto, dicevamo, Hobbes lo identifica in quello che è il Leviatano, il mostro biblico, il dio mortale che rappresenta tutti e ha in sé il potere di tutti e che quindi è il più alto potere concepibile su questa sulla terra, il cui fine ovviamente non è quello di distruggere gli uomini, ma bensì di mantenere la sicurezza del popolo il quale si trova a governare. Quindi il Leviatano è quella sorta di artificio che rende possibile la vita associata in forma stabile, unitaria e pacifica. Le caratteristiche principali del Leviatano sono quello di avere un potere indivisibile, incondizionato e irresistibile. E una cosa fondamentale su cui Hobbes ribatte più volte è il fatto che con il Leviatano non si scende sotto nessun aspetto a patti. Cioè il Leviatano è completamente esterno a questa realtà qui, quindi non è possibile venire incontro e trovare nessuna forma di intermediazione tra i singoli cittadini e lo Stato sovrano. Quindi, mantenendo il parallelismo con Locke, qual è per Hobbes il rapporto che deve essere presente tra il potere sovrano e il potere religioso? Allora, lo Stato per Hobbes non può essere presentato come un'identità che semplicemente prescinde dal rapporto ovviamente con la religione, anzi per lui lo Stato può e deve nascere bene solo dalla retta comprensione del comando divino. Lo Stato quindi deve presentarsi come uno Stato fondamentalmente cristiano e la politica laica e razionalistica come una sorta di teologia politica, come una specie di deduzione della politica, quindi dalla teologia. Ovviamente Hobbes intende con teologia un aspetto differente rispetto alla a quella tradizionale, perché lui reinterpreta radicalmente attraverso la sua critica biblica, svuotandola di ogni tradizionale contenuto trascendentale e di ogni valore fondativo. Quindi la sua teologia politica giustifica con argomenti non sulla presenza di Dio, ma sulla sua assenza.
come fondamento della politica. Un altro aspetto, quindi l'obiettivo principale di Hobbes è quello di presentare una sorta di politica razionalistica come l'unico obiettivo corretto di interpretare la religione cristiana, e questo ovviamente lo porta in aspro conflitto soprattutto con la religione cristiana e con quello che è invece tutto il mondo protestante, per il quale i giuristi godono di un rapporto immediato e diretto con Dio. Quindi quello che Hobbes teorizza è una sorta di religione laica di Stato in cui il sovrano è colui che detiene ed è l'intermediario tra Dio e i singoli cittadini. Quindi autorizza una sorta di libertà, tra virgolette, religiosa, che però deve necessariamente passare per il potere sovrano. Quindi, diciamo, le varie confessioni religiose, il Papa o i vari preti devono insegnare sì il messaggio evangelico, ma devono far sì che l'individuo, quindi colui al quale si rivolgono, non, e anche il messaggio che rivolgono all'individuo, non vada in aperto conflitto con lo Stato vigente, lo Stato di diritto. Beh, alla luce di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e devo dire ci sono tantissimi spunti che si possono rivedere anche decisamente molto attuali. Molto sinteticamente, a tuo parere, quanto queste riflessioni, che sono comunque parecchio datate nel tempo rispetto all'età moderna, hanno influito ed influenzano la società di oggi, anche con eventuali conseguenze su quello del mondo del diritto? Ok, allora, ovviamente sono due pensatori capostipiti dello Stato moderno, sia Hobbes e Locke, e anche se al giorno d'oggi le loro teorie non è che siano diventate obsolete, però comunque sia, ovviamente soffrono della distanza del tempo, no? Rispetto alle quali sono state pronunciate. In particolar modo, ad esempio, Hobbes, nonostante sia stato avversato dal pensiero illuminista come un teorico dell'assolutismo e dai tradizionalisti come un pensatore completamente ateo, grazie ad alcuni pensatori è stato riscoperto nel Novecento come soprattutto il pensatore del rapporto cruciale che si crea tra l'individuo e tra lo Stato, quindi come un teorico del nesso tra sovranità, legge e cittadinanza, e come colui nel cui pensiero si racchiudono molte delle ragioni e delle contraddizioni caratteristiche della stagione politica che lui si trova a vivere del suo periodo. Mentre per quanto riguarda Locke sicuramente viene visto come il capostipite di quello che è tutto il pensiero liberale, e i suoi scritti politici vennero riscoperti soprattutto dopo la gloriosa rivoluzione inglese avvenuta nel 1688, che rovesciò completamente il governo dispotico degli Stuart e lo sostituì con una monarchia di tipo costituzionale. Questo governo, limitato grazie a restrizioni appunto costituzionali introdotte, rimpiazzò in maniera così profonda l'autoritarismo dei monarchi, che avevano dichiarato di governare appunto, come dicevamo anche prima, in virtù del diritto divino, che da quel giorno ad oggi difficilmente si è poi dopo ripresentata l'ombra di una minaccia di qualsiasi forma di assolutismo. Quindi diciamo così che gli scritti politici di Locke gettano quelle che sono le basi per la logica di una nuova forma di monarchia costituzionale, e ovviamente giustificano la rivoluzione che l'aveva istituita. Perfetto. Quindi io ringrazio Edoardo, perché siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Diritto al Punto. Sicuramente mi sarebbe servito lui un po' al liceo, perché sono un po' più chiaro con la professoressa di filosofia, perché non era così, magari ti sta guardando, esatto, quindi non ero molto chiaro nell'esposizione del tema filosofico, quindi saresti stato veramente d'aiuto. A parte la battuta, quindi davvero ti ringrazio per la presenza, e vi invito tutti i nostri ascoltatori, come sempre, a seguirci sui nostri canali ufficiali. Qualora ci fossero domande anche in relazione alla puntata odierna, scriveteci alle nostre mail ufficiali, quindi info@diritto.it oppure consulenza@diritto.it. Noi cercheremo al solito di rispondervi quanto prima e di creare delle puntate ad hoc sulle vostre domande. Chiudo invitandovi ancora a seguirci su Facebook, Instagram e soprattutto di iscrivervi al nostro canale YouTube. E quindi un grazie a tutti ancora, vi lasciamo la nostra sigla. Alla prossima puntata. Ciao.